Lo sai che puoi trasformare le carote nel tuo piatto preferito di sempre? Non ci credi? Prova questi. Wow! Prendiamo due carote grandi, circa 200 grammi, e le sbucciamo. Una volta sbucciate, tagliamo le estremità e poi tagliamo le carote a rondelle, non troppo fini. Questo spessore dovrebbe andare bene. E ora metto le carote in acqua abbondante. E mi sposto di là ai fornelli. E ora faccio cuocere le carote per circa 20 minuti dal bollore, dovranno essere ben morbide. Le carote sono pronte, quindi spegniamo e andiamo a scolarle. E ora le faccio raffreddare completamente. Diana, ma cosa stiamo facendo oggi? Un frullato di carote? Ma no! Oggi facciamo una ricetta davvero particolare, vi piacerà tantissimo e ci si fa con pochissimissimi ingredienti. Queste carote le abbiamo fatte raffreddare e ora le mettiamo in questo contenitore alto e stretto. Te l'ho detto che avremmo fatto frullato. Ma no, dai! E ora con il frullatore a immersione andiamo a frullare le carote, dobbiamo ottenere una specie di purea. E ora la nostra purea di carote la mettiamo in una ciotola. Capiente. Aggiungo un bel pizzico di sale e ora aggiungo 180 grammi di fecola di patate. Comincia a interessarmi questa ricetta. Vedrai che meraviglia. Mescoliamo bene il tutto. Ecco qui la consistenza che dobbiamo ottenere, un panetto molto molto morbido. E adesso da questo panetto andiamo a ricavare delle piccole palline. Modelliamo con le mani e poi al centro facciamo un buchino con il dito, in questo modo. E man mano che li facciamo li mettiamo su un piatto. I buchini possiamo farli anche con una cannuccia. Io uso questa di vetro, guardate che carini. Allora, qui ne abbiamo fatti un po' li ho fatti io, un po' li ha fatti Diana. Vediamo se capite quello che ho fatto io. Vediamo È il ditone, questo gigante. Diana, questo io. Vabbè, Va bene, va bene lo va stesso. benissimo. Anche se avete le dita grandi, vanno E bene lo stesso. ora li cuociamo dentro la pentola con l'acqua che sta bollendo. Chissà cosa ne verrà fuori, Diana. Vedremo. Li cuociamo per circa 30-40 secondi. E man mano che salgono a galla, li preleviamo e li mettiamo su un piatto. E ora prepariamo la salsa. In una ciotolina metto un cucchiaio di burro di arachidi. Aggiungo un paio di cucchiai di salsa di soia, tamari, quindi quella senza glutine. Aggiungo anche 3 cucchiai di olio, usate quello che volete, di oliva oppure quello che vi piace. Aggiungo anche dell'erba cipollina. Comincio a mescolare il tutto. Assaggiamo. Mamma mia, che buona! E ora per diluirla leggermente aggiungo poca acqua. La salsa è pronta, questa è la consistenza perfetta. E ora andiamo a condire i nostri, come li chiamiamo? Ditecelo voi, trovate un nome. Wow, questi devono essere di una bontà infinita, Diana. Ragazzi, se questa ricetta vi sta piacendo, mettete un mi piace al video, mi raccomando, condividetelo anche, supportateci perché per noi il vostro supporto è sempre prezioso e molto apprezzato. E vi ricordo che sul nostro nuovo libro Zero Glutine e Zero Rinunce ne trovate tantissime altre facilissime da fare alla portata di tutti. Se non avete ancora il libro, vi lasciamo il link qui sotto per ordinarlo online oppure lo trovate in tutte le librerie. È arrivato il momento di assaggiare, io sono curiosissima! Wow, ma che consistenza favolosa! Sono buoni. E poi questa salsa. Sono da fare questi, Diana. Subito. Dovete farli subito e fateci sapere cosa ne pensate.